Ezio Peruzzo, come sta procedendo l'avvicinamento alla prima partita ufficiale, quella di Coppa Italia a Kions? Ma diciamo che non cambia niente, penso, prima categoria, eccellenza o Serie D cambia poco, bisogna prepararsi, bisogna essere modesti, bisogna andare in questo caso a capire soprattutto cosa andremo ad affrontare e questo siamo un po' così anche. Diciamo, ci aspettiamo con ansia questa prima uscita per capire un attimino quello che andremo a fare poi durante tutto l'arco dell'anno. Poi comincerà il campionato, si parte fuori, lontano da casa, quindi una delle trasferte più Penso lunghe. la più distante, questa è Chioggia, sì. E poi niente, si debutta in casa, un derby addirittura, Un subito, derby, e ci sarà bellissimo. anche un anticipo. Bellissimo, bellissimo. Questo proprio mi ricorda l'anno dell'eccellenza, cioè la seconda partita contro la Triestina. E ci giocheremo contro una delle squadre favorite, perché poi il Carlino, il Charlins ha fatto sicuramente dal Bonzanutta una squadra, come uso lui, di ottimi giocatori. La faremo il sabato, appunto, in quanto gioca la Triestina la domenica. La faremo al Grezzar. Sarà anche questa una novità, andremo a inaugurare il nuovo stadio del Pino Grezzar che per quanto riguarda il calcio non ha mai giocato ancora nessuna squadra, quindi cercheremo di onorare questa prima uscita nel stadio nuovo e poi faremo ancora qualche altra partita perché ritengo che fra una cosa e l'altra il campo nostro qua a San Luigi non sarà disponibile prima della. Penso verso la metà, attorno al 20 di settembre. E questo è il tuo cruccio. Sai, sono tante cose da vedere, perché intanto vai a giocare in trasferta, no? Perché noi il Grezzar, Campo Grande, in erba non siamo abituati, quindi già giochiamo in casa, ma siamo in trasferta. E poi in effetti sei in trasferta perché porta tutta la roba, il materiale. Adegua le strutture perché metteremo anche dei chioschi, quindi tutta una serie di lavori che fa sì che porta via tempo, lavoro, gente e tutto quanto. Però una grande soddisfazione questa serie di sempre, eh. Beh, questo sicuramente sì, questo è la cosa più bella, cioè la cosa bella con tante problematiche che sono al seguito di questa cosa bella.